Ovviamente, guardate cosa ho ricevuto. Questo emote car per bicipiti ufficialmente gratis è disponibile per tutti. E a quanto pare salviamo con un sacco di leaks, un nuovissimo ricompensi gratis, un nuovissimo evento che sta per arrivare qui su Fortnite. Ma ovviamente prima di iniziare con il video e vedere tutto quello di cui dobbiamo parlare, ti ricordo vai ad utilizzare il codice supporto in grado LED che è nello shop di Fortnite. È davvero importantissimo, grazie mille se lo fai così che mi supporti in maniera completamente gratuita. E ovviamente se vai da shoppare tutto il pacchetto velocità vorace, che davvero ragazzi, cioè penso sia una delle skin più belle mai uscite su Fortnite, mi raccomando shoppatela tutti, è una cosa assurda, fatelo ovviamente con il mio codice supporto in grado LED. Grazie mille, sono andato a fare. Quindi innanzitutto voglio parlarvi di queste mod qua che possiamo ottenere, ovvero Carl per bicipiti, che possiamo ottenere in maniera completamente gratuita. Come fare? Per fare questo io giocavo semplicemente con 5 miei amici, e giocando con 5 amici ho ottenuto questa emote molto molto bella. Come avete visto poco fa, questa emote mi è arrivata e vi arriverà in questi giorni, bastando semplicemente andare a aprire Fortnite. Come stavo dicendo, proprio questa emote la potete ottenere in maniera gratuita andando a giocare con 5 vostri amici. A me personalmente è arrivata oggi, perché è arrivato tutti i giocatori oggi, e io questa sfida l'ho completata esattamente circa, se non mi ricordo male, sulle 2 settimane fa. Quindi in effetti Fortnite ci ha messo un pochino a darcela. Però ovviamente ragazzi non è l'unica cosa che abbiamo ottenuto. E tra l'altro tra le ricompense gratis voglio parlarvi anche immediatamente, appunto ragazzi, di proprio altre ricompense che possiamo ottenere, tra le quali ragazzi le possiamo anche trovare qua nella sezione degli incarichi, alcune di queste ricompense. Probabilmente poi vi parlerò anche di altre ricompense un pochino più particolari che arriveranno, che probabilmente forse non conoscerete nemmeno. Allora, in questo caso ovviamente queste ricompense qua ci permettono di ottenere ben 5 skin aggiuntive in maniera gratuita. Però queste ricompense qua ve le dico ora, così potete saltarle alcuni se volete, proprio perché sono delle ricompense solo per i giocatori che hanno il pass battaglia. Quindi se non avete il pass battaglia purtroppo non le potete ottenere queste ricompense, ma tranquilli, non alcune che volete ottenere anche voi in maniera molto molto semplice. Tra le quali, se andate qua sempre negli incarichi, nella sezione tutorial ottimizzazione, potete ottenere questa schermata di caricamento semplicemente andando a completare queste semplicissime sfide. Come vedete assolutamente 4 sfide, sono ancora alla prima fase, però come vedete appunto ragazzi mi manca questa sfida qua, ovvero di attivare un ottimizzatore che ora io non andrò a fare. Però appunto potete ottenere quindi questa schermata di caricamento molto particolare, considerando che è una skin in maniera completamente gratuita, perché dovreste mai andare a rifiutare una cosa che Fortnite vi regala? Quindi con questi incarichi, che circa meno di una partita credo dovreste riuscire a completare, assolutamente vi consiglio di andarla a completare, perché appunto ragazzi a me sinceramente la schermata di caricamento piace davvero davvero tanto. Non li vado a completare per mancanza di tempo, ma vi giuro che se avessi un pochino più di tempo libero li andrei indubbiamente a completare. Comunque qua vedo un po' di gente qua che si spara qua dietro, guardiamo chi c'è. Non vedo nessuno, però ragazzi sento troppi spari, qualcuno deve esserci, sono esattamente insieme al castello, quindi non li andremo a pushare. Invece non mi sparano e sono morto. Addio ragazzi, è stata molto molto bella questa partita, vediamo se riusciamo a killarlo. È là, ok. Aspettiamo esca. Raga, se lo killiamo siamo dei cavolo di pro. È là. È lassù. È là sotto. Ok, sta per uscire da là, raga, Ma ok, va bene, non ci importa. Quindi quelle là diciamo che sono le ricompense principali, ma queste qua sono nel dettaglio tutte le skin che vi dicevo, per solo quelli che hanno il pass battaglia. Quindi queste qua solo per chi ha il pass battaglia potete completare delle sfide davvero molto molto semplici. In meno di un'ora riuscirete appunto a completare tutte queste sfide, e quindi ottenere queste 5 skin aggiuntive, che devo dire sono anche molto molto carine. Io se avessi il pass battaglia, indubbiamente direi che andrei a completare queste sfide molto molto particolari. Tra l'altro qua invece ragazzi nella sezione incarichi esploratore abbiamo altre ricompense gratuite. Queste ricompense gratuite, tra le quali ragazzi questo standard qua che possiamo ottenere, almeno in questo caso mancano solamente 2 parti della sfida da completare per riuscire a ottenere questo standard. E appunto sono molto particolari questi incarici, perché sono davvero una cosa delle più semplici, ovvero esamina forzieri dei giurati. I forzieri dei giurati, se non lo sapete, sono quei forzieri bianchi, rossi, chiamateli come volete. E appunto quindi questa ricompensa molto particolare, che se io riesco a killare questo ragazzo qua sono ancora più contento. Quindi bro, fatti prendere. No raga, vi prego, non è vero. Non è mai vero quello che è appena successo. Ma raga, no, vi prego. Ma non è vero mai nella vita. Cioè, voi non avete appena visto niente, giusto? Oh, perfetto, killato, madonna raga. Cioè, vi giuro, sto a preoccuparmi in una maniera, avevo tipo la mira di un bambino. No, vabbè, non si può dire. E appunto ragazzi, tra queste ricompense aggiuntive voglio parlarvi di questo torneo che sta per arrivare, ovvero sarà un torneo da 10 milioni. Allora, io non mi aspetto nessuno di voi vinca i 10 milioni, perché se qualcuno di voi vincesse i 10 milioni... Ecco,
Diciamo che potremmo parlarne. No, vabbè, ok, lasciamo stare queste battute un po' brutte. Stavo dicendo, appunto, Pox arriverà a questo torneo a 10 milioni. E però, ragazzi, come tutti gli anni, chi andrà a partecipare probabilmente otterrà comunque una ricompensa gratuita. Quindi, anche se non vincerà, quindi non otterrà ovviamente i 10 milioni di euro, però riesce appunto a portarsi a casa anche di qualcosa che... Madonna, raga, potrebbe essere un dorso decorativo, come potrebbe essere un piccone, come una singola, qualsiasi altra cosa. Quindi potrebbe arrivare un'altra ricompensa gratuita. Ma ora parliamo dell'evento di Kid Laroi per la 18ª volta. Perché sì, Kid Laroi sta per arrivare qui su Fortnite con il suo evento, col suo concerto. Perché non, per chi non sapesse chi è Kid Laroi, un cantante australiano, mi sono informato. Canzoni bruttissime, no, non è vero. In realtà sono abbastanza carine, solo che alcune sono un po' troppo sdolcinate. Famosissimo per il featuring di Stay con Justin Bieber. Quindi questa skin qua di The Kid Laroi arriverà qua su Fortnite prossimamente, perché esiste anche ovviamente, ragazzi, il concerto che sembrerebbe confermato per il 24 e il 25 di gennaio. Ma voglio far vedere una cosa molto particolare nello show, perché la skin di Vertex non usciva da, ragazzi, da circa 200 giorni. Quindi è uscita da un botto di tempo, probabilmente potrebbe diventare un'altra skin OG, perché ormai, ragazzi, della season 4, quindi già bella rara di sé, ma potrebbe diventare ancora più rara se Fortnite decidesse di non la mettere. Quindi per evitare queste cose, shoppatela, così magari diventerete famosi per avere una delle skin più rare del gioco col codice LightTech per... niente, grazie, grazie se mettete il codice LightTech, ecco, così avete più possibilità che vi faccia un regalo. Comunque, la skin chirurgo da campo da 1500 V-Bucks, versione epica, barelliere, tra l'altro più lo scuoto più vanno a scuotersi le roselle. Questi dettagli sono piccoli, sono irrilevanti, però per me, quando giudico un dorso decorativo, è la parte più importante, i dettagli segreti nascosti che nessuno si aspetta. Tra l'altro anche la skin di Astra, devo dire, molto molto bella, da 1500 V-Bucks, è una delle skin, penso, più tryharder in circolazione ultimamente, ovviamente dopo la famosissima skin di Aura, perché se aspettate Footbag. Devo dire, mi piace molto, sinceramente, ok? Sembra molto, molto particolare. La skin di Chloe Chim, vabbè, ragazzi, questa qua, cioè, non ve la sto nemmeno a presentare, come sapete, è lei, niente. Non abbiamo niente da poterci fare, è fantastica. Lei radioattiva, perché reattiva, non radioattiva, scusate. Ogni kill diventa più di ghiaccio, quindi bellissima come skin. Non costa nemmeno troppo, considerando tutte le cose che fa. Ovviamente, ragazzi, vabbè, qua tutta questa roba qua è roba fluorescente. Cioè, raga, davvero fantastica. Le emote potenza stellare, il piccone coltelli leggeri, molto molto carini, e la skin diva del gruppo. Tutto questo per 2400 V-Bucks. Quindi, ragazzi, grazie mille per essere arrivati fino a questo punto del video. Anche nel caso oggetti giornaliero di oggi termina qua, spero che sia di caso. Fosse così, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, commento foto di Epic. Oh mio Dio, non mi ero assolutamente accorto di questo bel lato B. No, non è vero, non è vero, se ne sente niente. Ciao!